Ciao amici, benvenuti a Mamma Viva Londra e benvenuti in un altro episodio sulle orme di. Oggi mi trovo in questa location stupenda per parlarvi di un personaggio, però direi che lo scenario non è proprio in linea con la persona che voglio parlarvi. Quindi se volete sapere di chi sto parlando non vi resta che accompagnarci fino alla fine. Oggi sono qua a parlarvi di un grande drammaturga e poeta inglese che è stato anche colui che ha posto le basi per la scrittura drammatica nella cultura occidentale. Ovviamente non posso che star parlando di William Shakespeare. Tranquilli, non sono qua a farvi alcuna interrogazione sui suoi poemi, né tantomeno a discutere delle varie teorie che circondano attorno al suo personaggio. Infatti alcuni dicono che sia stato analfabeta, altri che sia stato un portanome, ma non sono qua per questo. Oggi ci troviamo appunto a Londra, precisamente nella piazza di Shakespeare, a Piccadilly Circus, e vorrei ripercorrere un po' la Londra shakespeariana e portarvi nei vari posti dove Shakespeare scriveva, dove dirigeva le sue commedie e drammi, e anche vedere i posti dove lui passava il suo tempo libero. Cosa ne dite? Vi va di accompagnarmi in questa avventura? Allora partiamo! Ragazzi, adesso ci troviamo a London Bridge, precisamente alle mie spalle potete vedere la cattedrale di Sawback. Questa infatti è una parrocchia frequentata dallo stesso Shakespeare e dove si sono tenuti anche i funerali di suo fratello Edmund. Questa parrocchia è molto bella e ha deciso di dedicare un monumento commemorativo per William Shakespeare e ha dedicato una parte delle sue vetrate alle sue commedie, alle sue tragedie. Diciamo che attrae molti visitatori ogni anno perché il giorno di compleanno di Shakespeare, il 26 aprile, commemorano questa data e quindi è una tappa essenziale da fare se siete qua a London Bridge, siete amanti di questo scrittore. Di Londra, pensate che risale al 1500, quindi attrae molti turisti, è qualcosa di veramente unico.
Bene ragazzi, alle mie spalle c'è il famosissimo Glow Theater, in cui per 10 anni si sono tenute le varie commedie e tragedie di Shakespeare. Ci troviamo nella sponda sud, quindi South Bank, del fiume Tamigi. Questo perché all'epoca la maggior parte dei teatri venivano costruiti in questa sponda, in quanto era la zona dell'intrattenimento. Allora, piccole curiosità, aneddoti su questo teatro. Il primo è stato costruito nel 1598. Questo alle mie spalle però non è quello originale, ma una fedele ricostruzione di quello che appunto lo è stato l'originale. Non si trova esattamente nel punto esatto in cui era stato costruito, dovuti allo sviluppo che ha avuto il fiume, ma tuttavia all'interno e la struttura è una ricostruzione molto fedele, cioè il pitch, la gallery e il tetto, proprio questo qua sopra, è aperto. Infatti le registrazioni, le rappresentazioni teatrali di solito si svolgevano durante il giorno, questo per sfruttare al meglio la luce del giorno. Il metodo utilizzato per informare le persone che il giorno ci sarebbe stato una rappresentazione teatrale, loro izzavano la bandiera così che anche dalla sponda nord si riuscisse a vedere. Le persone che erano benestanti potevano permettersi di raggiungere questo lato del fiume tramite piccole barche, altrimenti dovevano attraversare l'unico ponte che all'epoca esisteva, che è il London Bridge. Purtroppo il teatro originale è stato distrutto nel 1613, causato da un incendio durante uno spettacolo che appunto c'era questa scenografia del cannone e quindi ha causato un grande incendio. Devo dire che per me è una bella emozione trovarmi qua oggi, perché sono passata varie volte in questa zona, però non mi è mai capitato di soffermarmi a guardare. È molto bello, è un teatro comunque molto rustico, spoglio, non ha tutti i decori che ci possiamo ritrovare in un teatro del giorno d'oggi, però comunque sia tuttora si tengono degli spettacoli teatrali. Bene ragazzi, qua ci troviamo nei pressi di St. Paul e precisamente alle mie spalle potete vedere il College of Arms, dove Shakespeare venne per richiedere lo stemma nobiliare del padre John. Tuttora pensate che ci esistono ancora i documenti, quindi chissà, per i più appassionati, se siete qua in zona e riuscite ad entrare, potete cercare il documento originale. Bene amici, il nostro viaggio si conclude qui alla scoperta di Shakespeare. Io spero che vi siate divertiti, vi siate appassionati a scoprire di più di lui. Chi di voi è appassionato, gli piacciono i suoi poemi, i suoi drammi? Io ovviamente l'ho studiato a scuola, però recentemente ho acquistato la collezione, la mini collezione delle sue opere, e devo dire che mi sta appassionando molto, perché viene spiegato, viene raccontato in una maniera intuitiva, semplice. Sono libri per bambini, ma che comunque non perde il succo originale della sua opera. Tra l'altro, se siete interessati, io e Gabri abbiamo degli sconti particolari per molti di questi libri. Se siete interessati ad avere questa collezione che io ho con un particolare sconto, lasciateci una mail oppure un messaggio. Bene amici, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, scriccate mi piace e iscrivetevi al canale per darci un supporto enorme, e noi ce ne becchiamo presto in un altro video. Se avete idee, volete qualcosa di particolare, ovviamente gli suggerimenti sono ben accetti. Ciao, alla prossima.